1-1, finisce così il match al Civitelle tra l'Olimpia Agnonese ed il Real Giulianova, un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un Agnone duple face, la prima volitiva, la seconda più agonistica. Ciò dipende anche dall'età media del gruppo, che deve ancora crescere. All'11° del primo tempo, scambio corto tra Viskovic e Nicolao, che taglia tutta l'area di rigore, si inserisce perfettamente Diakité, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Al 36° tentativo dalla distanza di Viskovic, tiro dal limite ma di un metro alto sulla porta. Al 40° il Giulianova in attacco, lancio dalle retrovie, Mejri anticipa Fioretti, al 41° Dercole supera Bifulco, ma è lo stesso numero 9 a commettere fallo sul diretto marcatore. Il signor Reda della sezione di Molfetta interrompe il gioco e assegna la punizione per gli ospiti. Al 42° conclusione di Minacori con il destro, prova dai 16 metri ma la palla termina fuori. La squadra di casa sembra più viva e caparbia, ma dopo 60 secondi il Giulianova a freddo colpisce l'Agnone. Il cross radente dalla sinistra di Melillo di petto Suriano rinvia il numero 1 agnonese nella mischia. Fra Botta e Allegra provano a salvare la porta, ma irrompe Ramku che insacca in rete. Olimpia Agnonese 0, Real Giulianova 1. Si rientra dall'intervallo. Al secondo minuto di gioco Minacori inizia a dare la sveglia con un'azione personale. Tira, ma Bifulco non si fa cogliere impreparato. Pochi minuti dopo il cross di Frabotta per Acosta fa ben sperare l'Agnone, e se anche il numero 11 non segna in questa azione lo fa nella successiva. Al 12° infatti Nicolao allunga per Acosta, che addomestica il pallone, lo difende e di potenza attacca segnando l'1-1. Una risposta importante alle critiche che hanno coinvolto il calciatore durante la settimana appena conclusa. Al 15° Conè e Minacori agguantano l'area piccola, Malandra atterra Minacori, ma per il direttore di gara non è rigore e ammonisce Minacori per simulazione. L'episodio ha scatenato non poche proteste dei tifosi. Al 26° degno di nota l'ingresso in campo al posto di Suriano di Vitelli, che ritorna al Civitelle da ex. Al 36° Elefante carica il destro, il tiro è centrale, nessun problema per il portiere. Al triplice fischio l'Agnone è ancora a caccia della prima vittoria e i giocatori si fermano a colloquio con i tifosi, che li invitano ad un maggiore impegno. L'Agnone rimanda così l'appuntamento con la vittoria. Una squadra primo tempo un volto, il secondo tempo tutt'altro. Sono soddisfatto del primo, una squadra che ha il vantaggio appunto di essere in vantaggio non abbiamo saputo sfruttare, secondo me, soprattutto i primi minuti del secondo tempo, e quindi l'Agnonese sapevamo che avrebbe spinto l'acceleratore e così è stato. Purtroppo abbiamo preso gol e dopodiché non siamo riusciti a reagire. Tutto qua. Ma per la mia mentalità, per me sono due punti persi. Per quello che vorrei trasmettere io ai ragazzi, chiaramente devo fare i conti con 20 ragazzi, con ragazzi che comunque non possono improvvisare nulla, con ragazzi volenterosi che sono venuti qua determinati per giocarsi la partita, quindi alla fine diciamo che il pareggio è stato giusto, quindi ci prendiamo questo punto, però ci sono cose da mettere a posto.